Buongiorno e benvenuto in Tube Antology. Oggi sono sicuro che ti porterò una grande novità: lo staccato aspirato. Tu ti domanderai: ma se io devo inspirare mentre faccio lo staccato, come faccio a suonare? Beh, lo scopriremo insieme. Ora ti racconto un attimino come mi è nata questa idea di questo studio. In realtà non stavo cercando uno studio sullo staccato, cioè cercavo un modo per dare delle tempistiche e controllare effettivamente la respirazione. Allora mi sono detto: ma se io respiro dentro lo strumento, intanto ho una resistenza, perciò questo mi può aiutare. E poi una suddivisione magari ritmica, questo ulteriormente mi può aiutare a garantire una determinata respirazione. Allora ho provato a inspirare da dentro la tuba. E ho ottenuto questo suono, ascolta. Senti, come qualcuno che sta bussando alla porta. Benissimo, questo suono è quello che dobbiamo cercare di ottenere durante lo staccato aspirato. Ti ricordi nel video precedente parlavo che secondo me la lingua io la uso al contrario, la tolgo, non la metto, ok? Facendo questo esercizio andiamo a esercitare proprio il fatto di togliere la lingua perché per ottenere questo suono proprio la devo togliere, altrimenti non viene fuori questo suono. Ok? Perciò il suono è quello che ti dice se lo stai facendo correttamente. Dopodiché, se vado a usare la lingua nel suonare nello stesso identico modo, a quel punto otterrò uno staccato molto molto morbido. Dello staccato diventa è morbido, è articolato, ma allo stesso tempo rimane la fluidità del flusso dell'aria. Ok? Perciò adesso andiamo a eseguire l'esercizio. Partiamo con i valori da un quarto, poi un ottavo e poi le terzine. Incominciamo direttamente dalla scala di Do maggiore. Partiamo dal centro e andiamo verso il basso. Per quale motivo? Perché andare in discesa è più facile che andare in salita. Sicuramente è una cosa nuova, qualcosa di strano, giusto? Però il risultato poi è una grande fluidità nell'emissione del suono e un'uguaglianza anche di tutti i suoni, notato? Benissimo. Adesso passiamo al prossimo valore musicale, gli ottavi.
Adesso arriveranno gli ottavi di terzina, però voglio dirti una cosa. Tuba Antology è pensata non per riuscire a fare dall'oggi, riuscire a farlo tutto, magari, vuol dire che è già un grado avanzato di preparazione, però sono tutti studi progressivi, il che vuol dire che oggi magari riuscirai a fare solo la prima parte. Con l'allenamento costante potrai domani riuscire a fare anche la seconda parte di questo video, fino ad arrivare che avrai il pieno controllo dello strumento e arriverai a fare anche la terza parte. È solo una questione di allenamento, una questione di abitudine. È una cosa nuova, perciò l'importante è applicarsi tutti i giorni, ok? Adesso con i valori terzina, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Possibile? Tentiamo a farlo con i sedicesimi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vediamo. Ci proviamo, dai. Magari non saranno tutti perfettamente tutti belli sonori, però questo aiuta comunque a mantenere il ciclo della vita. La vita è, si respira e si espira.
nasciamo da un respiro e moriamo con l'ultimo respiro. E questo, se ci pensi, non abbiamo mai smesso durante la nostra vita, non blocchiamo mai il ciclo dell'aria. C'è sempre. Non facciamo mai. Vedo allievi a volte che hanno l'indecisione nell'attacco, di quello. Trattengono l'aria nei polmoni, questo è qualcosa di deleterio, ok? Questo ci aiuta, anche questo tipo di esercizio, a andare a risolvere quel problema, perché qui non hai tempo di trattenere l'aria, perché stai fino all'ultimo facendo l'ultimo staccato, aspirato, e poi devi soffiare, perciò questo ti aiuta a abituarti, a creare una nuova abitudine, a creare una nuova esigenza, quella di tenere sempre l'aria in circolo. Proviamo. Proviamo con il sedicesimo. Di queste quartine. Io sono molto contento e sono sicuro che se continuerai a studiarlo in questo modo vedrai i benefici, non dico domani, da subito. Ti saluto e ti rimando al prossimo video. Ricordati, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella. A presto, ciao!